Ciao da Francesca, questo è il mouse G502X Plus della Logitech, una perfetta unione di dinamicità ed efficienza. Le dimensioni sono nella media, è lungo 13 cm, largo 8 cm e alto 4 cm, per un totale di solo 106 grammi. Ci sono diversi tasti personalizzabili, di cui solo 5 sul lato destro. Abbiamo il tasto per la regolazione del DPI che consente di scegliere la configurazione migliore per il vostro stile di gioco. È possibile rimuovere il tasto e sostituirlo con il copripulsante incluso nella confezione o invertirne la posizione per avvicinarlo al pollice. In totale questo mouse ha 13 controlli programmabili, un'illuminazione RGB a 8 zone e una porta per la ricarica USB-C. Ha uno scroller con due modalità di rotazione della rotella posteriore. Infatti, cliccando il tasto posto sotto la rotellina si sbloccherà e avrà uno scorrimento privo di attrito, perfetto per scorrere velocemente le pagine dei file testuali. La tecnologia wireless Lightspeed conferisce al mouse una risposta più veloce del 68% rispetto alla generazione precedente. È una tecnologia wireless end-to-end che permette di ottenere prestazioni affidabili e a bassa latenza. Questa tecnologia permette un risparmio energetico notevole, in grado di far durare la batteria fino a 130 ore con RGB spento e fino a 37 ore con RGB acceso. All'interno della confezione possiamo trovare il mouse, la copertura del pulsante DPI, il cavo di ricarica USB-C, il ricevitore USB-A Lightspeed, un adattatore per lunga USB e un adesivo Logitech. Ultima, ma non per importanza, la tecnologia ottica ibrida Switch Light Force. Logitech ha creato un mouse completamente ibrido che combina la velocità dei mouse ottici con quella dei mouse meccanici. Il risultato è una performance veloce, precisa e affidabile. Se siete interessati al G502X Plus della Logitech, lo potete trovare su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Mi raccomando, supportate il nostro lavoro mettendo mi piace e iscrivendovi al nostro canale YouTube. Se va, lasciate anche un commento. Ciao e al prossimo video!